La fabbrica del Ducato ha aperto il periodo di cassa integrazione ordinaria dal 12 marzo al 13 maggio prossimo, pari alle 9 settimane complessive previste dal decreto legge Cura Italia. Sevel ne ha dato comunicazione alle organizzazioni sindacali, precisando che la causa della sospensione dell'attività lavorativa è la necessità di fronteggiare gli effetti della complessa situazione determinatasi a seguito dell'emergenza Covid-19. Lo stabilimento di Atessa, che ha sospeso l'attività già dal terzo turno di lunedì scorso a causa di mancanza di materiali, avrà modo di utilizzare la CIGO all'occorrenza per tutti gli oltre 5.800 dipendenti. In fabbrica ci sono tuttora al lavoro i precari del contratto weekend, sono circa 200 e lavorano la produzione CKD, che riguarda alcuni particolari del Ducato da esportare nello stabilimento di FCA in Messico, dove verranno assemblati. In tanti, come riferito dai sindacati nei giorni scorsi, auspicano la sospensione temporanea dell'attività nella fabbrica più grande d'Abruzzo per contenere il contagio da coronavirus. Lunedì scorso la produzione era stata rallentata anche da una massiccia assenza di operai ai turni. Domenico Bologna della FIM CISL e Alfredo Fegatelli della FIOM CGL. Noi però siamo seriamente preoccupati perché il numero dei contagiati sta salendo in modo vertiginoso in Abruzzo, non abbiamo la sanità che c'è in Lombardia, già siamo quasi al collasso e noi abbiamo chiesto da ieri con un comunicato che bisogna fermare tutte le attività produttive. Siccome stiamo verificando che Sevel non c'è intenzione di fermarsi e di ricominciare lunedì, noi veramente facciamo un appello alla regione, ai sindaci, anche con ordinanze, perché non bastano soltanto raccolte di firme e altro, ognuno faccia quello che può in base al decreto. Cioè ci vuole un'ordinanza in cui si fermi le attività produttive per non mettere a rischio la salute dei lavoratori. In questo momento difficile è arrivata la richiesta di cassa integrazione della Sevel, così come noi ci auspicavamo. Una richiesta che si somma alle tantissime richieste fatte dalle molte aziende della provincia di Chieti. Una richiesta che viene fatta in base a quello che prevede il decreto Cura Italia per combattere il coronavirus. Le aziende in questo momento si sono tutte quante attrezzate per fare la richiesta per il massimo numero delle settimane. E quindi ovviamente le richieste arriveranno fino al 13 di maggio, ma la richiesta purtroppo non è detto che possa coincidere poi dopo con l'effettivo utilizzo della cassa integrazione, anche perché il governo ha previsto un massimo tetto di spesa per quanto riguarda questo strumento. Quindi sarà molto importante il ruolo che dovranno esercitare le aziende, le organizzazioni sindacali in modo particolare, l'RSU e l'RSA per quanto riguarda gli accordi che dovranno essere fatti a livello aziendale, accordi che dovranno cercare di dare la massima tutela a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori della nostra provincia e di tutte le aziende che ovviamente sono interessate da questo provvedimento. Purtroppo non tutte le aziende sono in questa condizione, ci sono le lavoratrici e i lavoratori della Isringhausen che sono in sciopero, anche che loro stanno chiedendo l'utilizzo di questo strumento, di questo ammortizzatore sociale. Noi ovviamente cerchiamo di stare il più vicino ai lavoratori della ISRI affinché possano raggiungere nel più breve tempo possibile questo risultato. Un risultato che significa non solo salvaguardare la salute, ma salvaguardare anche il reddito. Capite che se i lavoratori stanno scioperando non stanno percependo salario in questo momento qui.